Guardate un po' qui, guarda! Ma che siete ingessato? Ma dico io, uno si sveglia, guarda accanto al letto, vede un secchio e ci mette proprio il piede dentro. A te non ti conosco. Comunque devi sapere che noi non compriamo niente dai Vucumbra. A parte questo, conosci la legge delle probabilità? No! Che me l'immagina? Allora, tu devi sapere che io sono abbonato alle scienze, a Focus e ad Eirone, e ascolto tutte le trasmissioni radio di Piero Angela. Ma è il caso di un secchio che da solo si porta i piedi nel letto non è contemplato da nessuna legge statistica. E se dico male, correggi, eh? No, no, poi dite benissimo. E però non mi sembri tanto convinto, eh? Eh sì, perché ci hai fatto la pensata. No, che vedete, no, io parlo col curioso. Ah, tagli. Aspetta, come non detto. E poi ci sta il fatto che oggi è domenica. Guarda, leggi il cartello, eh? Eppure è storto. Leggi il cartello, eh? Non posso. Perché sei mio? Vabbè, non c'è problema, ti mando io, lo dico io. Lui fa l'ottico. Da lui... ci ho comprato il cannocchiale. Vai da lui, dici che ti mando io, che ti fa pure un bello sconto, eh? No, no, è che vedi che sono un po' alfabetico, eh? Pure, e sei messo proprio male, eh? No, ma no. E quello mi ha detto, signora, che cos'è che devo prendere lì, la vitamina? B12. B12? La domenica, mamma mia, uno direbbe che il signore, dopo che per sei giorni si è spezzato la schiena alla scrivania e ha passato le nottate al cannocchiale, la domenica il signore avrà anche il sacrosanto diritto di riposarsi. Oh no! Hai voglia di attaccare i cartelli, eh? Questo qua, amico mio, sono rose e fiori solo. Pensa che 3 mesi fa la simpaticona non mi ha fatto trovare un secchio in mezzo al letto. No! Mi ha fatto trovare un rastrello con le punte all'insù. Mi ha dovuto portare Silvio Spini a fare l'antidotato. Mi raccomando, parecchia vitamina B12 che hai bisogno, eh? Comunque, per i pantaloni con Peppino eravamo rimasti per 50.000 lire. 10, 20, 40... E 50, no! Io avevo messo 50.000 lire da dare al sarto. Gemma, posa le 10.000 lire che mancano. Adesso mi si accusa di furto in questa casa. Non ne sembra proprio più, eh. Non ne sembra proprio più. Vabbè, giovanotto, mi spiace per te, ma ti tocca assistere a uno spettacolo di spogliarello, scopo perquisizione! No, ma io sono iscritto là, all'associazione cattolica, che è quello per portare lo spogliarello che deve dare il permesso al vescovo. Basta, avanza la radio! Poi, lei e mia figlia, sembra leggere il futuro.
Ma basta! Quest'anno ho fatto la spesa del cannocchiale. Eh già, perché lui lo spasso, lo spizio se l'è preso, Mentre noi, povere tapine, cosa dovremmo fare? Dovremmo stare a fare la calzetta, secondo te? E lo chiama spasso, lo chiama! Giovanotto, tocca qua, fallo. Che ti sembra? Una gravidanza. Ah. E il fegato ingrossato, pirla. Adesso tocca qua, fallo. Che cos'è? Questa è una gravidanza. Gente che però tenete proprio una bella trippa alla gonfia! È sempre lo stesso! Proprio lo spasso, come lo chiama la signora, e l'ha portato anche a sinistra! Ma ci prego! Stai tutte le notti qui a squarciarti gli occhi per guardare quello che fa Vincenzo Camporeale! Ma dico io, perché non ti fai i fatti tuoi? I fatti di Vincenzo Camporeale sono anche fatti miei! Un impiegato del mio stesso livello! E la mia stessa anzianità non può fare quella vita da lavabo. La televisione sì, ma le manie di grandezza no, Tu devi fare la suocera di Vincenzo Camporeale, non la mia. Maga! Oh. Eccolo là, il cancino. Dorme, le persiane sono ancora abbassate. Camporeale dorme, Antonio Repice invece, suo pari grado. Oh! Ma io ho più sposato a te o a quella povera donna di tua figlia? Non la nominare, povera cocca! Non la devi nominare tu! Tu non la meritavi, mia figlia! Me l'hai imbottita di chiacchiere, questo farabutto! Ma la senti! La senti! Ma almeno ci sei! Sì, è a posto! Non ho finito! Ho finito! Andiamo! Io a questa qua la sto sopportando da 20 anni! La mia povera moglie muore durante il parto! E ci credo! Gli hai fatto fare 2 gemelli? Scusa, io l'ho obbligata? Perché? Non sono forse figli tuoi? Cosa adesso uno prende la moglie e gli dice, vieni qua, adesso facciamo 2 gemelli. Sì, tu sì, perché sei un devastato, un imbecille, un maniaco sessuale, tu pensi sempre qualcosa di... La mia povera moglie, dicevamo, morì durante il parto e le creature, i gemelli, avevano bisogno di latte, d'affetto e di cure. Insomma, avevano bisogno di una donna di casa. Che poi le cure e l'affetto glieli potevo dare pure io. Ma il latte no, il latte è una cosa delle donne proprio. Così Gemma, la suocera, è venuta a stare a casa con noi. Ora però, gli anni sono passati, i figli sono cresciuti, ma Gemma sta sempre qua a rompere le palle! Ma guarda a posto, poveretto, pure delle tenere alla suocera, senza avere manco la moglie! Bravo, hai parlato come un libro stampato, ma glieli a raccontare a Camporeale! Ma
del paese e del circondario, tutte a casa Campo Reale. Signor, ma voi state cercando la televisione quando qua... Io a questo strumento ci ho dovuto applicare la censura. Io ho una figlia signorina. Metti caso che a quella gli viene l'estro e si mette a guardare le cannocchiare e si becca tutte le orge di Campo Reale. Quella mi si guasta, donna Umma, e si prendono le voglie strane. Che poi le donne sarebbero anche il meglio, eh? Appartamento con 7 stanze, tripli servizi, infissi in legno pregiato, fratino, provenzale, quello pasteggia con lo champagne e il caviale, donna Umma. Eh sì, ma verrà il giorno dell'inchiesta, verrà! A costo di scomodare Di Pietro, suoneranno anche per Campo Reale le trombe del giudizio! Ma tu chi sei? Io sarei il cameriere del ristorante Rasagnolo d'Oro. Ma non sono quello titolare. Faccio anche qualche lavoretto per il sacco, signor Peppino. Vedete che vi ho portato i cacà, i canzoni aggiustati. Ah, sì. Vabbè, donna Umma, già che siamo qua, se mi dai la mano magari... Oh no, dai 10.000 lire, non le date che la devo andare qua! Mamma mia, non ti ho detto stacchiamogli la gamba, ho detto aiutami a togliere il secchio, piano! No, vengo io, no! Aspetta, no, che quanto pesa la mano! Oh, che stai facendo? Allora io prendo il secchio e lo giro da sinistra verso destra e poi prendete il piede e lo girate da destra verso sinistra e poi vediamo che succede. Che succede? Siamo pronti? No. Vai un po'! E tu! E te! Non è successo proprio niente. E niente può succedere, pirla! Il piede non è abitato, è incastrato! Signora Gemma? Sì? Togliere, secchio, prendere, mento! Lo posso prendere per le orecchie? Mi fanno più palesa. Andiamo prima di andare le orecchie, signor. Ma guarda se tiriamo troppo forte. Mi lasciamo con le orecchie in mano. Oh, che orecchie in mano? Che questo è capace che mi spezza l'osso del collo, eh? Oh! Che evidentemente non conosco, fa parte di una
pomeriggio che ho fatto, possiamo rimandare, diciamo, tra un'oretta. Ho interviste da fare in giornata. E perché non facciamo la settimana prossima? No. L'esperienza ci insegna che le indagini risultano molto meglio quando ci tocca con mano, tanto per usare un eufemismo. E cosa vuole toccare lei? L'eufemismo? Voglio dire, signora, che trascorrendo del tempo con il soggetto si capisce molto meglio come trascorre il tempo libero il soggetto. E tanto per usare un altro eufemismo viene messo a nudo. Madonna mia del Rosario, che cosa mi tocca sentire nella casa della mia povera figliola? Mandala via, mandala! Spero non le dispiaccia farci con me. Io mi apro, se anche voi mi aprite. Antonio, insomma! Bene, allora più tardi, signor Dodefice, è in gamba, mi raccomando, signor Dodefice, in gamba. Ecco, au revoir. Orvoir a tout le monde! Altro che orvoir! Addio! Antonio! Se tu fai entrare quella svampita un'altra volta in questa casa, io faccio succedere un finimondo! Ma che finimondo, per una visita d'ufficio! Ma quale ufficio? Io! Scusate se mi introvetto! Ma tutto! E a questo povero fesso niente! Sto povero fesso niente, no! Lei non c'entra proprio niente, stia zitto! Guarda che ti osservo, sai! Guarda! Vergogna! Ti osservo, Vabbè, donna Roma, o ci spicciamo o c'è da prendere una bombola d'ossigeno. Facciamo così, andò! Qua vado a chiamare il papà. Papà, che fa? Papabro! No, che fabbro, no, quello mi spacca il piede, già tu me l'hai quasi distrutto, quello spavano. Mi faccio dare martello, scalpello, sega, motosega, trinciapolla, riccio, spicce, tutte cose, e lo togliamo a questo secchio! Voglio vedere che la spunta, se torna rumba, questo secchio! Vattene via, non tornare mai più, metti i soldi e le prendi, non tornare mai più, tutti via! Ho detto che ci pensa donna rumba, e ci pensa donna rumba! Ah! È inutile che piangi, la televisione non si compra! Sto piangendo per la televisione! Vuoi farmi passare un'altra domenica avvelenata? Niente! Sto piangendo perché mi hai fatto fare una figuraccia davanti a un estraneo! Mi hai rinfacciato vent'anni di sacrifici dopo che io ho cresciuto i tuoi figli! Ti ho dato la mia vita, ti ho dato il mio latte. Uè, latte, piano, I figli sono cresciuti con latte artificiale. No. Al massimo ringraziamo la farmaceutica Carlo Erba. Ma sì, cosa c'entra, insomma? Dopotutto, chi ha cambiato i loro pannolini? Tu? È stata vicina a loro mentre crescevano, sempre. Di notte, quando stavano male, appunto, sempre io. Io ho cresciuto i tuoi figli, ecco, sono stata nonna e madre, senza neanche averci un marito. Io, giovane ancora, con i turbamenti dello spirito e i freddi della carne. Ah, eccola là, sempre lì arriviamo, e l'ho già detto, non farò l'amore con la nonna dei miei figli, né oggi né mai. E chi? Ma uno come te andrebbe bene una come quella che è appena uscita, che ti porta a casa un sacco di corpi, ecco, e ti andrebbe bene. Lo sai cosa ti dico? Che adesso ti pianto qui e me ne torno a Deruta. Subito, dove devo firmare? Non ci credi, Ma tu non credi che io possa benissimo campare, ma benissimo, magnificamente, a Deruta? Non ho bisogno di te. C'è Deruta? Tre sorelle, lo zio prete, il negozio di cocci, quattro appartamenti, ma suocera, con tutto sto popò di roba che c'è a Deruta, perché stai sempre qua a rompere le palle a me? Che ho fatto io? Se non la smetti di
di mancarmi di rispetto. Io questo scherzo te lo faccio per davvero! Sono 20 anni che aspetto lo scherzo! Me ne vado! Sì! Me ne vado oggi stesso! Sì! Me ne vado! Sì! Oggi stesso! Sì! Me ne vado! Sì! Tra 8 giorni! No! Sì! No! Perché oggi prendo la decisione e fra 8 giorni me ne vado, perché prima voglio vedere come ti apri tu e come si apre quella zozzola che appena ci sono da voi stata. Oh! Lo sapevo! Mamma mia, che emozione! Perché? Ho visto Capurro! Capurro! Chi hai visto? Capurro! Ma Teresa, non dire sciocchezze che ci avrà almeno 100 anni! Chi è 100 anni? Capurro! Ho 100 anni di galera, vorrei dire! Perché scusa, uno che scrive le canzoni napoletane ora lo mettono in galera. Papà, scusa, e chi Capurro? Capurro, l'unico Capurro che c'è, Giovanni Capurro, quello che scrive le canzoni napoletane. Ah. E fatelo dire da me che sono un intenditore, perché alla tua età mi chiamavano a tutte le feste del paese a cantare le canzoni napoletane. Capurro, Giovanni Capurro è quello che fa... Via per francese, via per spagnola, ma sono... Papà. Io, il Capurro che dici te? Ma neanche so chi è, ma io dico Capurro, il bandito, quello che è mamma! Oh, Teresa! Ne hanno parlato prima alla radio, sì, mi hanno detto che sta andando verso l'Austria. Impossibile, io l'ho visto 10 minuti fa fuori dalla chiesa, anzi, mi pare sia entrato al bar da pronto a prendere un caffè. Mi hanno detto che stava andando al Brennero. E io ti dico che l'ho visto 10 minuti fa fuori dalla chiesa. Ma scusa, uno scappa dal carcere a Milano, prende la strada per Bolzano, poi cambia idea e viene ammessa a Marciano. Ma fammi il piacere, dai. Nascondere per non farsi riconoscere. Teresa! Guarda! Mi assomiglia! Guarda! La taccatura dei capelli, la forma degli occhi, è tutto rombo! Comunque, cosa ha fatto sto bandito? Sì, lo fa, sì. Cucci, cucci. Ho detto... Ho visto Capurro. Oh, lo so, io ho visto uno che gli assomiglia. Ho visto Rombo. Sì, ho visto Rombo. La faccina è bellissima. Fantastico. Sì, mi raccomando, vieni che ti stiamo aspettando, eh? Ciao, cucci, cucci. Teresa, tu adesso mi devi spiegare come ho fatto a togliere il secchio dal piede. Papà, ma che ci vuole una laurea in ingegneria? Sì, sì. Guarda che adesso arrivo a non ti puoi far trovare un colpato così. Comunque io nel frattempo telefono alla polizia. E perché mai? Perché gli devo dire di Capurro. Ancora, Teresa? Ma ti ho detto, quello sta andando al Brennero in Austria. Aspetta, adesso c'è un altro notizia. Aspetta che accendo. Notizia del giornale radio. Sulla fuga del bandito Capurro, ascoltate un servizio speciale dalla nostra redazione di Rimini. Rimini? Gentili ascoltatori, una drammatica notizia turba l'allegria delle nostre spiagge, dall'imminenza dell'arrivo dei turisti stranieri. Un uomo col viso coperto ha rubato un moscone ed è fuggito a tutta velocità in direzione delle coste albanesi. Andiamo di là in cucina a preparare il riso per Cucci Cucci. E poi...
per dispetto se ne vuole andare. Guarda, io vado di là a fare il riso Pucci Pucci. Poi prendo le valigie e me ne vado. Guarda che se ne va la nonna, me ne vado anche io, perché tu a questa santa donna, anziché cacciarla, la dovresti fare qui. Ecco. Andate a cuocere il riso Pucci Pucci, va? Pucci Pucci. Chi sta una visitina? Eppure Teresina.
cucina. Eppure Bucci, 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 Bucci non c'è in casa. Eppure non ci sta manco Gioacchino. Chiamate le donne, ah! Bambina, ci state visitina, cazzo! Dice che in questa casa non ne ricevo più. E comunque domani vado, vengo, anzi mando a prendere le mie cose e me ne vado, intanto vado a deduta. Dov'è che ve ne andate voi? A deduta. E lei che cosa tocca? Permettete, suocera, Capurro. Oh, Capurro, no, Capurro, con questo sconosciuto che ci è permesso di Capurro, l'evaso! Che l'evaso? Visto che mi state
questa cortesia che mi state ospitando. Se mi debbo ricambiare, vi posso fare un favore, se la suocera è di troppo, voi comandate, io... Ah, grazie, grazie. Ma visto che siete così gentile, io ho un amico e oggi è il suo compleanno, lui si chiama Gambora, e siccome io devo sdebitarmi di certi favori, lui è sempre solo, avevo pensato di invitarlo a pranzo. No, io di gente in casa non ne voglio, mi dispiace, ma troverete un'altra occasione per sdebitarvi. Ma un'occasione del genere quando capita? Eccoci! Ma fuori ci sta uno con la faccia bianca che la vede! Gianchino! Sì, è lui! Sei lui, immobili e non lo muovete! Ciao, amore mio! Ma come sei bello! Ti voglio trovare che tuo giro sei privato della salute stamattina! Tesoro, però non ti devi preoccupare, perché c'è il diritto di tua, con te, ti voglio citare, ti fare, ti amando, ti guardare, ti perché devo preoccuparmi? Perché ci dovresti preoccuparmi? Perché? Perché ci sto io! Il super macho! Il boom armonico! Trasmettiamo le ultime notizie sull'evasione del pericoloso camorrista Filippo Capurro, evaso ieri dal carcere milanese di San Vittore, che sembra essere entrato clandestinamente negli Stati Uniti grazie alla complicità della mafia locale. Misure d'emergenza sono state adottate per assicurare la cattura del fuorilegge nel più breve tempo possibile. Forse è meglio che vada in cucina a spegnere la radio, Naruma, per il tuo bene non mi rivolgere manco la parola! Disgraziato, proprio sull'unghia incarnita, disgraziato! Pare roba da posta! Ma dico io, ma non vedo, metti i piedi quando cammini! Ma che ne so io che entrando qua ci sto uno sdraiato per terra? Ci può essere stato un cartello di avvertimento! Ma che cartello, animale, che manco sai leggere! Andò! Ma mi domando e dico, ma voi, che vi lamentate a fa? Lo sparo lì va preso di striscio! L'antimetallica l'avete pure già fatta! Niente le fortune a voi! Perché a te niente? La botta ti ha fatto passare l'inceppamento! Sembra quasi che mi dispiaccia! E mi dispiace sì! Poteva colpire uno di noi! Facciamo sempre in tempo a rimediare! Facciamo sempre in tempo! 3 mesi addosso! 3 mesi di cure e sofferenze per quest'unghia incarnita! Pensate che... Non mi sono neanche voluto operare. Sì, perché a me la vista del sangue impressiona. La vista del sangue mio! E allora sono andato a Milano da un dottore famoso che mi ha curato con certe pomate e certe supposte miracolose, sì. Ma maledetta a lui quant'era qua! 500.000 volevo! Ammazza! Era un professore d'onore, sì, ma vale che non l'ho pagato. Dopo la vista ci ho girato una botta a capo e me ne sono scappato. E ma mi ritrovo con quest'unghia scoperchiata. Volete che chiamo Gioacchino? Lui è bravo in queste cose, È un dottore. No, è malato per professione. Volete che ci dia io un'occhiatina? Non t'azzardare a toccare nessuna parte del mio corpo che ti spara dritto al cuore. Mamma mia come sbatte. Ma Filippo, ma lei deve rilassarsi un poco. Le faccio un'altra tazza, le caffè. No, grazie. Ma dai, ma così si rilassa, no? Signor, non avete sentito, ho detto no, grazie. Lei non c'entra niente perché lei è un intruso. Invece il Sor Filippo è un ospite e io so come si trattano gli ospiti. Io sono una
signore! Ma non lo vedete quello? Sta tutto elettrico! C'ha il dito su la rivoltella lì! Quello è capace che ci spara tutti quanti e poi ci vuole dare un altro caffè! Oh, signor Filippo, mi raccomando, se ha bisogno mi chiama, ma sono là a sua completa disposizione! A dopo! Burro! Ma Gemma, la suocera, sì, ve la volete portare con voi? Io? E perché? È per ripagarmi dell'incomodo. Già, e io mo vorrei ripagare l'incomodo a voi, ma ci pigliano guai. Ma no, ma che avete capito? Voi la vendete, la portate in Africa e ve la vendete. A chi? A quelli! E chi sa lì? È vecchio! Ma Bianca! Quelli pagano il colore, Capurro! Facciamo così! 50.000 lire a titolo di risarcimento ve le anticipo io! È un affare, Capurro! È un affare! Coraggio, Cucci Cucci! Vuoi cosa consultare? Filippo, ci scusi, un bisognino piccolo, piccolo! Possiamo? Gioacchino, che è passato singhiozzo? No, ma altro che singhiozzo, eh! Iiii, che bella gioventù! Che bella casa che mi sono data a scegliere, va! Ma che ci fate con quel canocchiato? Coltivo il mio hobby preferito, camperare! È l'unico che riesce a cambiarmi l'umore. Eccoci qui, a posto! Giovine, vieni qua! Vieni qua! Vieni! Conosci una pomata olandese per l'unghia e il carnite? Corno... il carni... Allora! Eh? Il calma di tu! Bravo, quello, che? Bravo! E mo' tanto pure le calze ce l'ho! Grazie! Che è grazie? Ma questo è un libro di poesia! Sì? Ma no, ma questo è dei farmaci! La Bibbia del farmacista! Giovane! Adesso dammi un tranquillante, ya! Un tranquillante! Come lo hai dato? Eh? A effetto rapido o ritardato? No, rapido, rapido, che tenti nel discorso! Ya! Bravo, bravo, bravo! Ce così, la, così, ce la, ce la, ecco! Bravo. Boh, vieni, facciamo la fascia tua a piedi, ah! Vieni, la fascia tua a piedi! La fascia tua! Tra la finestra e il marciapiede ci sono circa
20 metri. Ada può, ma il paracadute sta sotto la vasca. Non serve il paracadute. In bagno ci devi andare più volte. Qua! Qui! Più volte. Una volta che tu vai in bagno, prima passi dalla stanza di mia figlia e di mia suocera, rubi un lenzuolo, li annodi e li usi per lanciarti dalla finestra, capito? È tutto. Chiaro, com'è l'idea, eh? Ma l'idea ci piace. Che però possiamo fare pure una cosa a metà, che ne dica? No, in che senso? Io mi faccio venire la diarrea che avendo. E voi vi buttate di sotto, non si può fare. E perché? Perché con la gamba conciata così, come corro, i carabinieri non vengono. Correte piano piano. Non si può fare. Allora, mi raccomando, dobbiamo mischiare naturalezza e diarrea violenta. Mentre tu sei là a notare i lenzuoli, io sto di qua e preparo il sabotaggio. Allora, ma che ti fate a questo? Il sabotaggio della fasciatura, mi raccomando, naturalezza e diarrea violenta. E oh, acqua in bocca, thank you.
cura, medo toccavoto. Oh, Jacopo, sai cosa devi fare? Che c'è bisogno che lo insegnate voi a... E allora adesso facciamo qualcosina per curare il dottino del sonnolico. E che ci vogliamo fare? E ci mettiamo un po' di camomilla, no? Io non mi fiderei. E perché mai? La camomilla corrode. Ma che corrode? La camomilla sfiamma e sdoglisce. Corrode. Sfiamma. Corrode. Sfiamma. Corrode. Sfiamma. Corrode. Giochino? La camomilla sfiamma o corrode? Gioacchino vorrebbe sottolineare il grande amore che ha per me. E comunque rimando a dire che la camomilla sfiamma. Hai visto? E allora ce la vogliamo mettere sul ditino del Sor Filippo? Mettiamoci. Sul ditino del Sor Filippo noi dovremmo metterci l'acido solforico. Con voi facciamo i conti dopo, con voi. Quando? E come volete. Che nulla lei col suo giochino! Oh, Dio! L'arrivo è fatta! Dio! Antonio mi capisce! Eppure lui capisce, animale! E che cos'è che dovrei capire io? Lui che avete capito? Io ho capito che... Bravo! Bravo, quello dovevate capire, bravo! Andiamo, mi dice che l'aveva capito! E continua così, come quello capisce! Oh, Luigi!
sciondare il tempo libero. Ah, e dopo ci fate vedere la televisione. Ma no! E gliel'ho detto, mi occupo di sciondare il tempo libero. Pensate che l'anno scorso ero presso la sezione previsioni sinistri e ho riscosso un grande successo personale prevedendo esattamente il numero dei morti e dei feriti nel giorno di Ferragosto con ben 2 mesi di anticipo! Scusate, alla costa la gente muore di più. E per forza, incidenti automobilistici, indigestioni, annegamenti, colpi di sole. Nella mia zona, ben 43 sinistri, 7 morti, 5 uomini e 2 donne, 10 feriti, 7 uomini e 3 donne, e ben 60 contusi! Ancora lo ricordo, un mio grande successo personale. Quest'anno mi occupo di tempo libero. Cominciamo, signor Orefice, l'analisi minuziosa della sua giornata di libertà. Cominciamo. Bene. La domenica il lavoratore medio oscillava? Sì. Come e perché? Lei fa uso della vasca o della doccia? Ma lei che gliene fa? A me personalmente niente, ma se vogliamo stare al pari dei paesi più progrediti dobbiamo utilizzare i sistemi di indagine in uso. Dunque, dicevamo vasca? Vasca. Vasca. La schiena. Uno, ce l'ha insciacquata da sé o due, ricorre all'aiuto di qualcuno. In caso di risposta 2, precisare se l'assistente è un familiare o un domestico. Che la insapora la suocera! Mamma mia, che schifo! E si lava la faccia prima o dopo la raggiatura? Prima, ammorbidisce il pelo. E prima della raggiatura, e si capisce, scuola medicana. Allora, su 3! Ah, io non sono niente. E nell'Ade si canta? È solo quando sono contento. E in quali occasioni è contento? Quando campo reale sta male. Non mi è chiara l'allusione al signor campo reale. E perché non conosce? E chi non lo conosce? Un uomo affascinante, sensibile. Di cuore! E allora l'inchiesta è andata a fare da camporale! No, io l'indagine la devo condurre su lei! Andiamo avanti! Ha detto che canta! Bene, può stabilire una media di quanto canta? E per aiutarla, quante volte all'anno il signor Camporeale ha un attacco influenzale? Troppo poche! E lei cosa canta? Ma le canzoni napoletane, la mia passione. Una sola? Sì, ora che mi viene in mente una sola. Quella che fa... Chi me piglia me francesa, chi me piglia me spagnola, ma son nata con te mola. La conoscete, bravo. E il titolo? A francesa. Scusate, quello è il titolo esatto. Ma scusate voi, il titolo esatto è A francese. Non scherzate, e quello il titolo è Lirica in C, parole di Giovanni Capurro e musiche di Salvatore Campartelli. Giusto, parole di Filippo Capurro. Giovanni. Capurro, scrivete. E Campartelli. Ma quello è meno importante. Capurro. Chiudete, scrivete, brava, chiudete, gustate, mandatelo subito alla polizia! Alla polizia? Shhh, alla polizia, all'uomo, al vostro istituto, ma subito! Antonio! Antonio! Qui sono passati anni, sai? Pure? Sì! Che si sono rubati? Hanno rubato tutto il corredo, tutti i lenzuoli, povero figliolo, tutto bene, voglio pagare! Che peccato! Tutti i ladri, Allora bisognerebbe proprio chiamare la polizia? Ci penso io alla polizia, voi andate di là. No, mi dispiace, ma io davvero non posso. Io do un appuntamento con il signor Camporeale, devo andare a braccio con lui. E proprio non posso, davvero, davvero.
ammazza tutti, mo questo. Mi farei fregare. No. La comanda dell'anima. Perché volete spararmi? Sì. E a chi? Gli devo... c'è un calendario intero, scegliete un santo qualsiasi, devo fare l'esecuzione. Che bella domenica! E chi è? E che ne so io? C'è sta casa vostra, sempre con morte va! L'esecuzione è rimandata. Grazie. Tanto bene. Arrivo. Aspetta. Sì. Fermola. Io lo vedo. Ehi, tu. Vieni qua. Vieni qua. Ehi. La rapa morta. Ah, sì. E mandala via subito. E non pare che sei lì. Oh. Perché la prima volta ti scappa. E pum. Eccolo là, permettete, Lorenzo, Persico, e voi siete Antonio Orefice, se lo fa. Sì. Scusate l'intrusione, ma il soprattino, il sarto, mi ha dato il vostro indirizzo per rimediare all'errore da lui compiuto. Ha infatti scambiato il vestito mio con il vostro e viceversa, e sono venuto di persona per procedere allo scambio. Ma prego, accomodatevi! Avete detto che chiamate? Professor Persico! Professore! Ma vi prego, restate a pranzo con noi, bevete un caffè, aiutateci, salvateci! Allora, grazie, vado di fretta perché dei parenti mi attendono per festeggiare un'importante promozione. Perciò procediamo allo scambio, senza indugi! E va bene, procediamo allo scambio. Ma volete procedere allo scambio di questa sera? Professore! Non posso muovermi! Avete il torcicollo? No! È per via del piede! Ah, capisco, ma per pudore mi volterò. Avvisatemi quando avete finito, perché non voglio assistere a uno spettacolo scandaloso. Professore, è il cielo che vi manda! Veramente è stato perfino il sacco. Shhh! Non vi fate sentire! E da qui? Di là! No, e sono quattro, Sì, via, che cosa c'è? Quattro lenzuoli vi stanno dando perché? Perché c'è un po' di cagarella! Shh, perché? Se uno ha un'indisposizione intestinale, annota la lenzuola. Professore, facciamo a capirci, su! Volete insinuare che non capisco? Non posso parlare! Ma chi vi vuole parlare? Vabbè, basta che mi date il mio vestito! E l'acqua per la camomilla e sta bollendo! Gemma, fate un caffè per il professor Persico! Non ce ne sta caffè in questa casa, non ce ne sta! Ah, no. Quelli sono mamma e papà! Complimenti, si mantengono proprio bene e poi sono ancora molto intimi. Ma che intimi, oh! E poi quello è papà solo da oggi. E se mamma si azzarda a fare un movimento falso, quello... Perdonami, Filippo! Disgrazia! È stata l'emozione! Bollente mi è contata! Bollente, disgrazia! Mamma oggi è un po' sbadata. Su, via, andate di là a consolarla, fatemi fare la pace. No, ma che pace, no. E poi quella si è tutta ammattita, si è messa in testa ad avere un rapporto intimo con me. Io con la nonna dei miei figli? Io mi devo sposare tale canchero? No, tanto ma. Siamo arrivati a 5. Che quasi sia. Io tolgo il disturbo. No. Che disturbo? Shh. Per non destare sospetti, mettiamoci a cantare. Dobbiamo cantare? Sì. E in quale canzone? Non lo faccio più, giuro non lo faccio più. La prossima volta è più fresca l'acqua. Più fresca l'acqua. Chi mi piglia per francesa, chi mi piglia per spagnola, ma sono nata con te, no, una vecchia coppa, chi vuoi lì? Bravo, professore, bravo! Gli autori della canzone sono Gambardella e Caburro! Capito?
Avete capito? Meno male, uno intelligente c'è in sta casa. Ora non dovete fare nient'altro che andare al telefono e chiamare il vostro ufficio, il vostro istituto, subito la polizia. Ora, subito! Provvedo. Provvedo. Bravo! Sì, lo so benissimo che oggi sono in ferie, ma ho necessità che mi mandiate qualcuno per fare un preghiere. Sì, sì, mandate qualcuno, abbastanza forza! Ah, no, non lo con la forza. Quando... Precipitatevi, la situazione è molto grave! Bravissima! Bravissima! Sì. Mi raccomando, certo che questa volta siamo sulla strada giusta per il Nobel! Chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, ma sono nata con te mola, tenga coppa chi vuol dire. Caro Bebè, che cosa fa? Di quando vai da te mi senta disturba. Professore, professore, quello è Capurro. Papà! Scusate, com'è che voi fate di cognome orefice vostro padre, Capurro? Ma quello non è mio padre, professore! È Capurro, il bandito, l'evaso! Ma la televisione ha detto che l'evaso sta in ferita. Non vi preoccupate, i miei collaboratori stanno per arrivare. Oh,